Trasmettere i valori dello sport e offrire un'opportunità ai detenuti della casa circondariale di Caltanissetta nell'ottica della funzione rieducativa della pena. Con questo intento è stato presentato e inaugurato al Malaspina il corso per allenatori di calcio, una scuola riservata a 10 detenuti comuni della casa circondariale Nissena che ha aderito all'iniziativa promossa dall'AIAC, l'Associazione Italiana Allenatori Calcio, unica in Sicilia e terza sul territorio, che prenderà il via nei prossimi giorni. Un progetto pilota che sinora ha dato risultati positivi, come evidenziato da Renzo Olivieri, presidente nazionale dell'AIAC, presente all'inaugurazione del corso assieme al delegato nazionale Roberto Bellomo. Direi risultati positivi. L'associazione è impegnata nel sociale. Io credo che questo sia un campo importante perché, come pensiero generale di noi allenatori, c'è anche la possibilità di sbagliare. Sbagliamo un rigore, sbagliamo una punizione, c'è la possibilità di sbagliare anche nella vita. Chi sta pagando il suo conto alla società, io credo che abbia diritto al reinserimento nella vita sociale. Interessarsi di calcio può essere un passaggio importante. Grazie all'intervento dell'area trattamentale di questo istituto, con il dottor Graffagnino in testa, con la sua passione, il suo impegno, siamo riusciti a fare in modo che oggi avvenisse questo evento. È un'opportunità che si dà ai detenuti comuni di questo istituto per sognare è lecito, perché magari una volta usciti dalla carcerazione, dalla loro giusta pena da scontare perché hanno sbagliato, perché hanno commesso reato, possono utilizzarlo anche nella realtà esterna in un discorso di reinserimento post-carcere. Tra i presenti in sala anche Maurizio Veneziano, provveditore generale istituti penitenziari, Luca Rossomandi, magistrato di sorveglianza, Totò Bruccoleri, ex allenatore del Gela e Giovan Battista Rappa, centrocampista della Nissa nella stagione 83-84. Un corso di 300 ore che si svolgerà 3 volte a settimana che influenzerà positivamente il percorso educativo dei detenuti. Io ritengo che il corso è importante, sia perché l'attività sportiva come elemento del trattamento è fondamentale per i valori che sono insiti nell'attività sportiva, il rispetto per l'avversario, lo spirito di gruppo, trattandosi proprio di uno sport di squadra. E poi perché i detenuti per la prima volta si cimentano, possono cimentarsi in un'attività nuova per loro, che è quella della figura dell'allenatore di calcio, che oltre a insegnamenti tecnico e tattici è pure soprattutto un formatore di uomini.